Ritorniamo insieme per dare il via ad un collegamento che abbiamo preannunciato in apertura di programma, quello con il presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigaglia, che ci parlerà di questo nuovo progetto di Fondazione Progetto Arca, il condominio sociale multitarget, un'iniziativa importante, direi necessaria per quello che è il contesto sociale che stiamo vivendo. Prima ancora però saluto e ringrazio il Presidente per essere qui con noi stamattina. Buongiorno e ben trovato Presidente. Grazie, grazie mille a voi. E ancora prima di parlare del progetto condominio sociale multitarget vorrei approfittare di qualche istante per ricordare ai nostri amici telespettatori che cos'è la Fondazione Progetto Arca e di cosa si occupa. Fondazione Progetto Arca nasce 30 anni fa su ispirazione di frate Ettore, frate storico di Milano che si è sempre occupato di persone senza dimora in stazione centrale, e un gruppo di amici appunto 30 anni fa hanno iniziato questa nuova avventura e sempre di più siamo passati dalla strada che ancora oggi però è la nostra attività principale, con cucine mobili, unità di strada tutti i giorni in 8 città italiane. Ci siamo spostati anche sulla povertà in casa, persone sfrattate, anziani, per cui insomma il nostro ventaglio di intervento si è allargato. E appunto abbiamo inaugurato questo condominio solidale, che è un ultimo tassello delle 150 case che abbiamo, perché abbiamo ovviamente osservato che per uscire dall'indigenza estrema della strada ci vuole la casa e il lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo costituito un'impresa sociale 8 anni fa, Progetto Mirasole, che gestisce anche l'abbazia di Mirasole ad Opera. E qui facciamo formazione lavorativa e inserimento lavorativo, oltre attività che sono bar, ristorante. Abbiamo un'impresa che fa pulizie, manutenzioni, manutenzione del verde. E invece Progetto Arca si occupa della casa, per cui casa e lavoro. Noi diciamo che la casa è il punto di partenza, non è il punto di arrivo per una persona indigente, perché senza la casa non puoi mantenere il tuo lavoro, non puoi avere relazioni stabili con le persone, non avere un tetto sopra la testa crea molte difficoltà per le persone, per un'integrazione. Insomma, partiamo dalla casa. E questo condominio. Sono solo quattro letterine, quelle che compongono la parola casa, ma effettivamente di un'importanza straordinaria per tutti, in maniera particolare per quanti vivono situazioni appunto di difficoltà, di indigenza. Quindi è molto importante il lavoro che svolgete ormai da tanti anni. Tra l'altro, con l'aiuto della regia stavamo anche sfogliando un po' il vostro sito ufficiale, progettoarca.it, fondazioneprogettoarca.it, se non dico male, dove i nostri telespettatori possono collegarsi per avere anche un quadro più completo delle attività che svolgete. La riflessione che facevo, Presidente, non so se la condivide con me, è che nel tempo in cui viviamo, nella società in cui viviamo, in cui c'è un alto tasso di anziani che abita ormai le nostre città, il nostro paese, un progetto come quello di cui ci sta parlando potrebbe essere anche una nuova frontiera per i tanti cittadini italiani, perché insomma il problema
della terza età, lo evidenziava anche il Papa nell'Angelus di domenica scorsa, che è quello che a un certo punto gli anziani si ritrovano soli. Un progetto di co-housing, un condominio sociale come quello di cui ci sta parlando, potrebbe essere anche la strada per un nuovo orizzonte per la terza età. Assolutamente sì, stiamo progettando con Fondazione Seneca a Milano proprio un condominio per persone anziane. Fondazione Seneca si occupa principalmente di anziani e la convivenza tra di loro, ma non solo, ma anche con le famiglie, con qualche bambino, crea una vitalità enorme nelle persone anziane. L'abbiamo sperimentato proprio in un centro dove avevamo 20 signore anziane che vivevano ormai da anni, e abbiamo introdotto delle mamme con bambino che venivano dall'immigrazione. E a parte il primo mese in cui sono state un po' diciamo sconvolte nella loro quotidianità, poi hanno amato tantissimo questa convivenza perché si sono ritrovate nonne e invece le mamme hanno avuto uno spazio di libertà per poter andare a lavorare, dove appunto queste signore curavano per alcune ore al giorno i loro bambini. Per cui, insomma, questo multi-target è fondamentale in questo condominio. Abbiamo padri separati, imprenditori che hanno perso il lavoro, giovani, appunto anziani, immigrati che hanno iniziato il percorso lavorativo. Insomma, questo mix è sicuramente fondamentale e poi soprattutto è in circonvallazione a Milano, cioè una zona abbastanza centrale in cui la relazione anche col vicinato può creare sinergie. Uno può trovare il pizzaiolo che dà lavoro alla persona. Insomma, è utile avere veramente una rete, la vera rete è questa, dove le persone si possono incontrare anche in spazi comuni. C'è tutta una parte di spazi comuni. C'è lì vicino un social market dove le famiglie vanno a fare la spesa gratuitamente e non arrivano, perché non arrivano alla fine del mese. E la cosa più importante, secondo me, è che c'è l'educatore finanziario, perché le persone che sono entrate in indigenza hanno sicuramente avuto un'economia familiare che non ha retto. L'educatore finanziario ci aiuta a capire quali sono i problemi, aumentare le entrate, diminuire le spese o comunque analizzare il contesto economico, che sicuramente ci vuole un po' di formazione anche come nella gestione della propria economia familiare. E questa è una figura importantissima, oltre ovviamente all'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo. Che bello, sono davvero contento di questa chiacchierata, le confesso che mi sta facendo venire voglia di venire a lavorare da voi. Tra l'altro mi affascina anche l'idea di restituire al condominio, che è associato un po' a questo luogo dove si deve litigare per forza, insomma non ci si può trovare pace, mi affascina l'idea che invece il condominio recuperi quella sua funzione appunto di condivisione, di possibilità di affrontare insieme le piccole e le grandi problematiche della nostra vita e di quello stare insieme in maniera non solo armoniosa ma anche funzionale, anche che sia in grado di potersi sollevare gli uni con gli altri dalle piccole e grandi difficoltà che si incontrano quotidianamente. Per cui davvero felici di aver potuto ascoltare il racconto del condominio sociale multitarget della Fondazione Progetto Arca. Quindi Presidente, teneteci aggiornati su ulteriori progetti o sugli sviluppi di quelli che state portando avanti, perché sarà davvero un piacere per noi tornare a parlarne. Bene, grazie mille di avermi invitato. È molto, buona giornata.
È molto caldo a Milano in questi giorni o si sta un po' smorzando la presa del caldo? No, la temperatura percepita è 39 gradi, infatti abbiamo iniziato con le nostre cucine mobili la distribuzione di ghiaccioli, gelati, bibite fredde, perché abbassare la temperatura anche solo di qualche grado corporea alle persone senza dimora è fondamentale, perché per chi ha casa e l'aria condizionata si può rifocillare, ma stare in strada tutto il giorno è veramente difficile e anche pericoloso. Ci sono veramente tanti malesseri tra i senza dimora, malesseri fisici proprio. Abbiamo trovato persone veramente compromesse a livello fisico, per cui insomma si è iniziato il piano caldo che andrà avanti tutta l'estate. Bene, siamo felici che neanche questo caldo torrido è in grado di fermarvi, per cui avanti tutta. Grazie per il prezioso lavoro che fate e quindi complimenti e a risentirci a presto, Presidente. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata a voi. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi riprendiamo la marcia di Just Today insieme. Grazie a Linea alla regia.